possono sapere, non lo possono sapere perché l'ho inventato io questo, questo. D'ora in poi lo saprete. La trinamica è la, la dinamica del numero 3. Il numero 3 non è soltanto 2 più 1 o 3 meno 1, è un fenomeno universale in se stesso. È il rapporto, l'unione, l'accostamento, l'osmosi di due elementi che noi troviamo soli, o staccati, o anche opposti, o in conflitto. Due elementi messi insieme creano un terzo elemento che prima non esisteva. Questo è il fenomeno stesso della creazione. Due elementi diversi che uniti si creano il terzo elemento che non esisteva ed è di nuovo quello che sta in centro lì, che non esisteva. Così come, come in chimica abbiamo la possibilità di creare l'acqua mettendo insieme l'ossigeno e l'idrogeno. Ossigeno e idrogeno messi insieme fanno l'acqua, è un risultato chimico. Così come fisicamente il caldo e il freddo creano la folgore, creano l'energia. Così come, non so, un maschio e una femmina producono un terzo elemento che prima non esisteva, quindi biologia. E poi nella società, noi adesso entriamo nella società e portiamo lo stesso fenomeno con la trinamica, e terzo paradiso. Il segno del terzo paradiso è il simbolo trinamico, è un simbolo trinamico. Quindi dobbiamo pensare che quando noi in qualche maniera tocchiamo un argomento e vogliamo che questo argomento abbia la massima, diamo a questo argomento la massima importanza, lo facciamo passare davanti a tutto e davanti a tutti, stiamo attenti perché dobbiamo sapere che c'è il suo contrario da qualche parte che sta lavorando contro. Ecco, sta lavorando contro. Quindi dobbiamo sempre cercare l'opposto di ogni parola, l'opposto di ogni fenomeno e cercare la connessione. Facendo questa operazione arriviamo alla creazione. Noi creiamo quell'elemento che prima non c'era. Ecco che noi possiamo creare il nuovo mondo proprio mettendo insieme tutti quegli elementi che contrastano, che confliggono, che sembrano insormontabili, invece mettendoli insieme in un certo modo, quindi lavorando un po' tutti per questo, riusciamo a creare qualche cosa che tutti insieme diventa la nuova società. Proprio su questo vorrei farti la prossima domanda, perché adesso hai spiegato molto bene e per dei progettisti è molto interessante questa visione, chiamiamola quasi un po' cosmogonica, queste sempre polarità dentro le quali ci si trova a confliggere. Ma e a prendere c'è anche l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo. Questo infatti è un tema che ci interessa anche molto, perché adesso noi nel nostro percorso siamo appunto nella fase di mezzo, poi arriveremo nella terza fase a parlare di estensione, quindi di come oggi ormai noi siamo sparsi sul pianeta, i satelliti e tutto ciò che possiamo avere intorno, viviamo in uno spazio pieno di informazioni che dobbiamo riuscire a cogliere, ma che sono appunto infinite, no? In cui noi siamo diventati più piccoli o più grandi. Però ecco, prima forse di parlare di quest'ultima macro polarità, siccome ci ha spiegato molto bene il concetto di libertà rispetto al tema dell'identità, mi interessava perché noi abbiamo qua, non c'è più, Paolo Maldini, che è il direttore della... E Naldini. Naldini, quello è un cacciatore. Naldini. Della Fondazione Pistoletto di Città dell'Arte, che ci racconterà più nel dettaglio cosa succede da Biella, non a Biella, da Biella. No?
Però ecco, vorrei sul tema ecco, della responsabilità chiederti ecco, come hai fatto poi quel salto, perché ma... a un certo punto tu scrivi l'autonomia dell'artista è fatta di libertà e di pari responsabilità. Ma mi sembra evidente che già quegli artisti che avevano tracciato il proprio segno portando la soggettività a una totale concentrazione e totale espressione, avevano dichiarato una massima responsabilità, erano assunti una responsabilità del segno, no? Però questa responsabilità non erano riusciti a metterla in azione. Perché si erano fermati alla libertà. La libertà è personale, la responsabilità invece è comune. Io sono responsabile del mio segno, bene, però poi, quindi esprimo la massima libertà, però poi quando io mi trovo immerso nell'infinita libertà, cosa ho? Cosa succede? Sono libero di che cosa? Di prendere a calci il primo che incontro? Non lo so. Sono libero di creare qualcosa di senso positivo, di senso negativo, produrre o distruggere? Non lo so. La libertà che cosa è? In se stessa non è sufficiente. Ecco perché io ho pensato e ho visto che nello specchio non ero solo, io ero essenziale, perché senza i miei occhi, senza me stesso, lo specchio non funziona, non c'è. Tu mi direi, ma c'è perché ci sono i miei? I tuoi valgono i miei. Gli occhi di ogni persona fanno funzionare lo specchio. Allora ho visto che dentro al mio quadro, dentro la mia opera, c'erano tutti gli altri. E quindi c'era una oggettività della rappresentazione, ma nello stesso tempo una distribuzione di quella libertà, che non era più solo del soggetto centrale, ma era di tutti i soggetti che entravano nello specchio. Quindi io ho sentito che la libertà diventava un'onda gigante, ma nello stesso tempo questa onda gigante portava a ciascuno, mi portava a indicare responsabilità perché non era più sufficiente la mia libertà. La libertà deve essere individuale, ma per continuare a esserlo deve diventare responsabilità sociale. Mi sembra che la libertà e la responsabilità siano proprio i due punti che poi creano al proprio interno la società. Vedi, anche questo segno è una bilancia. La bilancia ha un perno centrale. Se tu metti troppa libertà, la bilancia, o di qualsiasi materia, la libertà pesa tutto da una parte e allora non c'è proporzione. Tu devi riequilibrare l'altra parte con che cosa? Io non vedo altro che responsabilità per riequilibrare la libertà, perché la libertà è individuale e la responsabilità è sociale. Insieme producono questa società bilanciata all'interno. Questo che tu dici credo che anche per noi progettisti sia davvero molto importante, no? Perché tutti cresciamo un po' nel mito del godere di una grande libertà, che la creatività, no, possa essere l'esercizio di ciò che in qualche modo ti passa per il cervello, no? Mentre invece credo che poi la responsabilità, che per noi in questi anni è diventata responsabilità ambientale, responsabilità sociale, esatto, dall'altro sembra magari invegliarti, però come diceva Walter Gropius, con un'espressione che a me piace sempre molto, diceva che alla fine la progettualità è la capacità di muoversi liberamente dentro dei vincoli, liberamente dentro dei vincoli, no? Che poi è quello che diceva anche Calvino quando diceva che la creatività è come la marmellata, per gustarla hai bisogno del pane e del burro. A me piace molto questa metafora, molto
molto belli, no? Mentre spesso nel nostro mondo, insomma, si usa un po' una creatività a cucchiaiate, cioè si va tanto di marmellate. Ma questo secondo me ha a che vedere anche con il fatto che noi viviamo un'epoca scientifico-tecnologica molto molto precisa. La scienza, prima avevi accennato alla capacità che abbiamo forse oggi di manipolare il DNA, e questa è una cosa che corrisponde, è ancora più clamorosa della sezione dell'atomo. Allora, però abbiamo visto che con la sezione dell'atomo abbiamo creato l'atomica, abbiamo raggiunto la possibilità di distruggere contemporaneamente milioni di vite. Allora, con queste nuove scoperte, cosa possiamo arrivare a fare? Se decidessero che una persona con la sua memoria vive infinitamente, che cos'è? Cosa fa? Poi fa come Hitler, ammazza tutti gli altri? Oppure tutti viviamo infinitamente facendo esplodere tutti i pianeti intorno a noi, per dire, no? Perché dobbiamo poi occuparli, no? Capito? Quindi c'è qualche... Allora, ecco, qui salta fuori Città dell'Arte. Città dell'Arte è il luogo dove noi cerchiamo di mettere insieme l'estetica con l'etica. Non importa, dice, tutte le grandi invenzioni sono bellissime, tutte le che siano scientifiche o tecnologiche, sono bellissime, ma bisogna vedere come sono impiegate poi. Io non fermerei mai la scienza, ma fermerei, calibrerei il modo di impiegare poi questa scienza. Questa è la cosa, è per questo che dobbiamo sviluppare fortemente oggi, al centro di questa di questo segno, un senso di etica sociale, una morale sociale, che non è più la vecchia morale moralistica, ma è una morale veramente che tiene conto dell'infinitamente piccolo e dell'infinitamente grande, che tiene conto di un potere enorme che gli esseri umani hanno oggi in mano, che però non corrisponde all'etica che noi abbiamo imparato finora per poter manovrare queste capacità e questi elementi che siamo. Noi siamo un po', io altre volte esagerando dico, siamo come delle scimmie con il computer. Siamo molto arretrati mentalmente, abbiamo una mentalità arretrata. Dobbiamo partire da zero, ma come diceva quel tale, partire da tre, quindi dal terzo paradiso. Insomma. Non dico partire da zero, ma dobbiamo riconsiderare un po' tutto quelle che sono anche, che tutto il fenomeno stesso della spiritualità guidata, monopolizzata dalle religioni che confliggono, che sono strumento fondamentale del pensiero guerresco. Quindi bisogna ricominciare proprio da setacciando tutto il passato e vedere che cosa viene fuori di possibile per il futuro. Questo è un po' quello che dobbiamo fare. Questo è il terzo paradiso. Ma se non si fa questo, se non facciamo questo, tra qualche tempo il pianeta si autodistrugge, cioè gli esseri umani si autodistruggono. Perché la crisi che abbiamo oggi nella crescita, nella crescita consumistica che noi portiamo, e la crescita delle persone nel mondo, unita alla crescita consumistica, che si sta, perché poi alla fine hanno ragione quelli che dicono, perché quelli devono avere l'automobile, devono avere il frigorifero, devono viaggiare, andare, fare tutto quello che vogliono, e noi stiamo qui a morire di fame, hanno ragione. Ma quando noi raggiungessimo un equilibrio economico in questo senso, con la crescita che noi conosciamo, io lo dico, qui ci sono i ragazzi con i quali ho già avuto rapporto con l'ECO, eccetera, che stanno lavorando, hanno capito anche loro, hanno detto anche loro, esatto, dobbiamo darci da fare perché entro 20 anni dobbiamo risolvere noi le cose. Certo, dopo racconteremo questa testimonianza di vostri coetanei che hanno già lavorato e stanno lavorando con Michelangelo su un progetto a 20 anni. Io adesso, da
non sono egoista perché so che al massimo un quarto d'ora, 20 minuti Michelangelo deve andare, perché prima un treno per Roma e poi un aereo per Beirut, se ho capito bene, quindi è una catena complessa. Chiederei agli altri miei amici, colleghi, docenti, vedo Beppe Finessi, Marinella Ferrara, Giampiero Bosoni, insomma Facchinetti, qui ce ne sono altri, se per non bere tutto a pistoletto da solo, giustamente di avere l'occasione di fare una domanda, o se vogliono commentare qualcosa, aggiungere qualcosa, in maniera che poi dopo insieme a Paolo Nandini possiamo continuare a ragionare su come opera Città dell'Arte e capire meglio come anche possiamo interagire con loro. Quindi qualcuno chiede qualcosa? È talmente profondo, talmente interessante che c'è poco da chiedere in più, insomma, oppure ci sarebbe tantissimo da chiedere, ecco. Quindi uno esatto, una questione di opposti, insomma, di opposti. Si tratta di entrare poi nel dettaglio, nell'operatività, no? Perché questo è un segno, quindi è un simbolo, e i simboli poi, se sono simboli, rappresentano qualcosa, se non lo sono non rappresentano niente, ma questo, siccome rappresenta qualcosa, bisogna agire perché questo simbolo si trasformi in realtà. Allora diventa significativo. Più la realtà aderisce al simbolo, più il simbolo diventa significativo. E quindi qui adesso per me si tratta di, se siamo d'accordo sul significato, sviluppare la realtà. Questo è una realtà che l'artista non può più fare da solo. Forse è sempre stato più facile per il designer che per l'artista pensare a due, perché in qualche maniera il designer ha sempre dovuto lavorare con un produttore e quindi stare a determinate, diciamo, circostanze o necessità precise. Il prodotto ha delle necessità precise rispetto a quelle che sono i numeri, per esempio i numeri degli oggetti. Quindi c'è già un qualcosa che porta a un'intesa tra il produttore e il designer, forse ancora più che l'architetto, perché l'architetto può anche imporre il suo palazzo, forse, no? Molto più facilmente. Molte, ma secondo me ce la fanno, ce l'ho sempre fatto in qualche modo. Mentre invece il designer ha proprio un bisogno preciso di calcolare la quantità, il materiale, non soltanto la forma. Ecco. Quindi l'idea che insomma, i designer possono aiutare ancor più forse che gli artisti, proprio come abitudine, come formula di fondo, al cambiamento, secondo me questo è possibile, perché l'artista è ancora sempre molto autoreferente. Quello che noi stiamo facendo in Città dell'Arte è proprio una cosa diversa, può essere molto più legata a quello che è il lavoro di un regista teatrale, di un regista cinematografico, di qualcuno che in qualche maniera, non dico che quella è la finalità, ma la capacità di lavorare insieme, di interagire. L'interazione naturalmente oggi non è più soltanto quella di fare un piccolo gruppo, ma di vedere come, per esempio, l'estetica anche nel design possa essere indirizzata verso l'etica e quindi la sostenibilità. E quindi i materiali non sono più soltanto materiali dettati da un rapporto commerciale, ma il commerciale è anche, diciamo, deve anche star dietro o stare avanti ad una situazione di sostenibilità, per avere questo equilibrio. E quindi l'ecosostenibilità diventa importante nei materiali, e quindi ci deve essere un accordo nuovo tra il committente e il designer.
Noi a Città dell'Arte abbiamo nel settore dedicato alla produzione, abbiamo messo uno slogan che è: ogni prodotto assume responsabilità sociale, che lo voglia o che non lo voglia. Se non si prende la responsabilità, ce l'ha lo stesso, e quindi tanto vale prendersela. Ho risposto bene alla tua domanda. Sì, qualche nota di alcune relazioni che sta arrivando. Volevo fare una domanda, diciamo, quasi di natura pratica sulla paradata. Per quanto riguarda le opere specchiate, sono specchianti. Specchianti, sì. C'è per esempio quella che c'è al Museo del Novecento qua a Milano. Lei ha detto che praticamente la sua libertà d'artista è, diciamo, attraverso l'opera d'arte assume, diciamo, una libertà estesa, che assume un senso proprio attraverso lo sguardo, gli occhi di chi, diciamo, guarda quest'opera. Una persona che si avvicina, diciamo, a una delle sue opere specchianti, vede che comunque c'è già una presenza immobile che dà lo spazio. Tutti sentono? Sì. Va bene, bravo. Che dà Cassarmoni. Che dà, diciamo, le spalle alla persona che sta per interagire con l'opera. Quindi, però c'è sempre uno spazio in cui un volto, una persona si può inserire con una sua, diciamo, anche unità formale nell'opera. Cioè la figura che è lì effimera rappresentata non occupa mai tutta la scena dell'opera no. stessa. Quindi lascia proprio uno spazio. Sì. Quello che volevo sapere è, e questo credo che valga per tutte le opere d'arte in genere, dal momento che non c'è un'interazione tra uno spettatore e una delle sue opere specchianti, ma questo vale anche per tutte, diciamo, le opere d'arte, specie quelle contemporanee, la sua, diciamo, quest'opera specchiante in generale, le opere d'arte finiscono la loro funzione, visto che non hanno, diciamo, un'interazione, quando, diciamo, smettono di interagire con lo spettatore. Cioè, io ho cercato di, attraverso proprio il fenomeno raffigurativo, di tradurre in raffigurazione la presenza di chi sta davanti all'opera. Quindi io non sono, voglio dire, non è che tutte le opere abbiano, le opere esistenti abbiano questa qualità, sono più molto, quasi sempre, diciamo, un'espressione di una condizione personale, più o meno personale, anche se usa situazioni sociali, pubbliche, eccetera. Partendo da questa interazione diretta del pubblico nel quadro, io sono poi andato avanti e ho capito che il pubblico poteva fare anche qualcosa di più che non soltanto specchiarsi, ma diventare parte attiva anche nel senso sociale. E questo, allora, ci sono degli artisti che hanno capito questo, alcuni giovani che hanno capito questo, e lasciano spazio agli altri non soltanto raffigurativamente, ma creando situazioni in cui le persone entrano, agiscono, in cui si trasformano situazioni, le interazioni. Quindi il Terzo Paradiso è un grande opera di interazione, che è come dire: adesso siete tutti nello specchio e mo ci diamo tutti da fare, insomma. Ma lei pensa, per esempio, prima ha citato Fontana, nei suoi tagli, nei suoi buchi, che crea anche lui, diciamo, questo spazio che va oltre il bidimensionale della tela canonica, però non c'è una... Lo spettatore non si rivede fisicamente, però lei pensa che comunque si rivede. No, ma per Fontana, a partire dagli anni 50, da allora a oggi c'è già stato un bel passaggio, siamo arrivati al Terzo Paradiso. Fontana era, tentava forse il passaggio oltre, diciamo, un limite che era la prospettiva rinascimentale, che finiva nella modernità. Lui, Fontana, vedeva un po' la modernità come un muro finale, e allora lui cercava di bucare, poi l'ho capito, al principio non l'ho capito, ma lui cercava di creare ancora un po' più di spazio nello spazio rinascimentale della prospettiva che va oltre la tela.
che va davanti ai nostri occhi, così come è andata avanti la prospettiva rinascimentale davanti agli occhi dell'artista o di tutti. Era il progresso che andava avanti. Con il quadro specchiante la prospettiva si raddoppia, quello che tu vedi aperto davanti a te è aperto dietro di te. Quindi la prospettiva diventa doppia e include lo spettatore, include la persona. È una prospettiva del futuro e del passato che si incrociano. Questa è la differenza. Quindi Fontana, quando ha visto i miei primi quadri specchianti, parlo del 63, ha detto, accidenti, io ho sempre cercato di andare in là e poi ho capito di venire qua. E quindi siamo diventati anche molto amici. Voleva fare un cambio, poi lui è morto, non riuscì a farlo, però Fontana aveva capito benissimo. Allora ha fatto i teatrini che erano quelle, ha cercato di portare in qua il quadro, c'erano questi teatrini con dei buchi, però allo stesso tempo c'era qualcosa che veniva in qua, come lo specchio si porta in qua, si porta nella realtà e si mette dentro. Un'ultima cosa se posso, queste figure, diciamo, immagini, figure, immobili che ci sono appunto nelle opere specchianti, si vuole poi suggerire allo spettatore diciamo di inserirsi e quindi sono suggerito con gli altri. Sì, perché di solito queste immagini sono uno di noi, siamo noi fissati in un certo momento. Molte volte l'immagine io la faccio girare in modo che guardi nello specchio. Per dire, guarda che raramente io metto un'immagine che guarda nei miei occhi, perché se guardasse l'immagine nei miei occhi mi attira e non guardo più i miei, in qualche modo. Deve essere io stesso devo guardare nei miei occhi o negli occhi degli altri dentro lo specchio. Gli occhi sono un fenomeno molto potente e allora io voglio che questi occhi guardino me stesso dentro al quadro, così come dentro al quadro trovo tutti gli altri. Grazie. Prego. Queste riflessioni, sì. Infatti ti volevo ringraziare e poi adesso con i miei colleghi, io penso, dopo aver ascoltato, no, queste tue notazioni progettuali così precise, perché io trovo affascinanti, no, come lui partendo da uno specchio, no, abbia costruito qualcosa che va un po' oltre l'oggetto, no? Però l'ha fatto partendo da uno specchio. Allora qui sono state date tante, alcune non tante, l'aula non scausa negli anni passati, a persone che non hanno studiato design, ma hanno fatto ingegneria, architettura, accademie d'arte, perché lo abbiamo come facoltà un problema di riconoscimento anche professionale, deontologico, eccetera, eccetera. Però io penso, ci faremo promotori di questo, che solo per quello, ma non perché voglio ridurre tutta un'ossessione dello specchio, ma questa tua attenzione, no? Alla fine è un oggetto fisico e a ciò che questo oggetto ha generato o che ha riflesso in questo caso a livello concettuale è per noi di grande fascino, perché è tutto basato su un oggetto spesso anche, devo dire, oggi dal mondo del design molto bistrattato e trascurato, perché non è certo, come dire, progettare oggi uno specchio qualcosa su cui magari un designer si eccitterebbe. Invece penso che, no, le notazioni che ha fatto Michelangelo Pistoletto oggi siano di valore eccezionale, perché darli infinitamente, non so se piccolo, ma diciamo fenomenologicamente facile, ci ha portato qualcosa invece di infinitamente, esotericamente complesso, che è quello che ci accadrà e quello che succederà nel nostro futuro. Quindi davvero mi sento di ringraziarlo, di fare un grande applauso e di...